God Save the Wine, finalmente siamo tornati a Roma, abbiamo deciso di farlo alla grande e per fortuna gli amici piemontesi si sono fatti trovare pronti. Assolutamente. E quindi Valentina, questo stasera vogliamo parlare di vendemmia, so che se metà settembre il tema del momento, non si può. Anche chi non sa nulla di vino vuol parlare di vendemmia, quindi stasera gli daremo delle pillole sparse un po' per tutta Italia, e quindi tu che hai la fortuna di lavorare nel luogo più prestigioso d'Italia, ovvero la Langa, il Barolo, raccontaci come sta andando appunto dalle vostre parti in Piano Barolo. Allora, diciamo che nel Barolo ora hanno iniziato a raccogliere i bianchi, tendenzialmente la maggior parte delle aziende, eccetto noi, perché il bianco che noi produciamo, che è la Nascetta, autoctona proprio della zona di Novello dove siamo situati, è un vitigno molto tardivo. Infatti, curiosità, tutti pensano che noi iniziamo a raccogliere la Nascetta prima del Dolcetto, e invece la prima uva che viene raccolta ogni anno è il Dolcetto. Questo è un anno particolarmente tardivo e noi siamo decisamente contenti, perché più si riesce un pochino ad allungare la stagione e meglio è, proprio per il fatto del cru, che è molto ventilato, quindi tiene sempre le uve. Esatto, le uve sono sempre molto la chiave sul Nebbiolo, che ricordiamo che è l'uva che poi dà luogo al Barolo, è proprio quella, riuscire a maturare i tannini, perché è vero che a tutti piace il Barolo aggressivo, tannico eccetera, però quando proprio non è maturo potrebbe essere un problema. Devono essere perfettamente maturi, e quindi il segreto è una stagione ovviamente di maturazione più lunga e poi raccogliere al momento giusto. Quindi noi ancora non abbiamo iniziato. Ecco, volendo far qui, avete 14 e 16 sempre di Ravera, quindi Ravera ricordiamo un MGA, uno dei crew di Barolo più ambiti adesso, qualche anno fa non era così, però il cambio delle stagioni cambiano anche il valore di crew. Ecco, 14 e 16, queste due annate, la 14 ricordiamo molto fredda, molto complicata, quindi forse la 20 assomiglia più alla 16 per ora? Per ora possiamo dire di sì. Allora, le uve sono in condizioni bellissime, le notti sono già fresche, abbiamo ancora tanto sole, le giornate sono belle e quindi incrociamo le dita. Ecco. Quello si sa, che non so quali sono gli scongiuri di un vignaiolo, ma sono tipo di Bain Bacher, non intervista. Ecco, quindi assaggiamo. Questa allora, è la 14, che è più o meno quella che dovrebbe essere pronta da bersi ora, cioè si comincia a berla ora. Adesso è un momento meraviglioso. Poi la fortuna del Barolo in Ravera è che appunto noi abbiamo questi tannini molto soffici e quindi non ha bisogno di un lungo Ravera periodo. Ravera è nel comune di? Novello. Siamo nel comune di Novello. Quindi la 14 è ovviamente un'annata più fredda, dove abbiamo fatto molta selezione in vigna, però il risultato noi ne siamo molto contenti, è un vino che ha tantissima eleganza. Sì, la eleganza di un lato un pochino più femminile del Nebbiolo, è già una bella dolcezza, una bella dolcezza. Senza rinunciare alla anche insomma rotondità, però quel morso del tannino non manca. Poi ovviamente si sente che è un'annata fredda, perché il Ravera comunque dà dei baroli intensi, quindi però un'annata fredda sta molto bene. Come invece la 16, che è stata salutata come l'annata del secolo, ma non è l'ennesima, questa volta sembra è veramente assolutamente sì. Ecco, da cosa si riconosce l'annata del secolo? Innanzitutto che i vini sono buoni anche da giovani, cioè hanno questa, si dice no, aspettiamo, invece quando i vini sono straordinari vi assicuro che non credete a chi dice no, bisogna aspettare. No, si possa bere ora, si possa bere fra 5 anni, fra 10, fra 15, 20, sarà sempre straordinario. Questo 16 è semplicemente magnifico, è la prima volta l'assaggio, quindi però effettivamente c'ha questo la dolcezza mista a questi tocchi appena maricanti, c'ha queste sensazioni sapide, questa viola, questa liquirizia, questo tabacco, però comunque è un frutto fresco, veramente un caleidoscopio di sapori che rende giustizia al Barolo, direi proprio anche al cru di Ravera. La 16, diciamo che se proprio vogliamo prendere una sola parola per descriverla, è la complessità. È un vino a strati dove si può andare veramente nel profondo, e più lo si lascia nel bicchiere, più lo si assaggia, più lo si scopre e più si riceve in cambio, ed è questa proprio la chiave della 16, della nata 16. Quindi direi che stasera abbiamo tutto, l'atmosfera, il vino, ce lo possiamo concentrare piuttosto qui a mezzanotte, non ci buttano fuori, perfetto. Assolutamente no. Grazie a te.